Un grave e increscioso episodio domenica pomeriggio al campo sportivo di Trovo, durante una partita del campionato amatori CSI tra la squadra di casa del Club Atletico Riclaro e gli ospiti della polisportiva Miradolese, partita finita poi in rissa. All'origine le proteste per una decisione arbitrale che ha scatenato una rissa tra due giocatori, entrambi minorenni, che hanno incominciato a prendersi a pugni. Lo stesso è poi accaduto sugli spalti, coinvolgendo i genitori dei ragazzi. Stando a quanto si apprende, le proteste sarebbero nate per un cambio richiesto dalla formazione di casa, ma non concesso dall'arbitro, circostanza che ha poi favorito il gol degli avversari, da cui la rissa. Per sedare gli animi è stato quindi necessario l'intervento dei carabinieri della stazione di Casorate Primo, che hanno riportato la calma tra i presenti. Fortunatamente non è stato necessario chiamare soccorsi sanitari. La scazzottata in campo e i disordini sugli spalti sono infatti terminati senza feriti, che necessitassero il trasporto in ospedale. I ragazzi hanno rimediato soltanto qualche lieve contusione, curata sul posto dagli staff medici delle rispettive squadre. Non ci sono state denunce penali dopo quanto successo al campo sportivo di Trovo, ma è probabile che dopo quanto accaduto ci saranno delle sanzioni da parte del CSI nei confronti delle due squadre.